L'isola dei famosi 2023, retroscena, fuori Kanyaman, Uedin Lizza le sorelle Nardu. Chi ci sarà nel cast dell'isola dei famosi 2023? Il reality show Mediaset tornerà in onda da lunedì 17 aprile con la nuova attesissima edizione su Canale 5, che vedrà alla conduzione Ilari Blasi. Tanti retroscena che circolano in queste ore legati al cast del reality show Mediaset, tra i nomi venuti fuori. Vi era anche quello del divo turco Kanyaman. Un nome che aveva fatto impazzire i fan dell'attore, i quali speravano di vederlo all'azione come inviato dell'isola, ma così non sarà. Nel dettaglio, l'appuntamento con l'isola dei famosi 2023 tornerà in onda dal 17 aprile in prime time su Canale 5. Due settimane dopo la finalissima del Grande Fratello VIP, il testimone da lunedì sera passerà dunque nelle mani di Ilari Blasi. Al timone di una nuova edizione del reality show della sopravvivenza. In queste ore emergono nuovi retroscena su quello che sarà il cast di questa attesissima edizione che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino a metà giugno. Tra i nomi venuti fuori vi era quello di Kanyaman, il quale sembrava essere addirittura d'arrivo come inviato di questa nuova edizione. L'attore turco, protagonista della fiction Viola come il mare in onda su Canale 5. Era dato in lizza come papabile spalla della conduttrice, nelle vesti di inviato in Honduras. Alla fine però non sarà così, nel cast di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Infatti, ci sarà il ritorno di Alvin, già inviato della passata edizione del reality show Mediaset. Niente da fare per Kanyaman che, nel corso dei prossimi mesi, sarà comunque impegnato con le riprese della seconda stagione di Viola come il mare. La quale tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva del Biscione con puntate inedite in prima visione assoluta. Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023? I retroscena sul cast rivelano che tra i papabili nuovi naufraghi di quest'anno dovrebbero arrivare due volti ben noti al pubblico di Uomini e Donne. Trattasi di Helga e Serena Nardu, entrambe ex troniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le quali si metterebbero in gioco come concorrenti dopo aver sperimentato anche la partecipazione al Grande Fratello VIP. E poi ancora, tra i papabili nuovi concorrenti figura anche il nome di Gianmarco Onestini. Fratello di Luca, attuale concorrente della settima edizione del GF VIP. In Honduras dovrebbe sbarcare anche Alessandro Cecchi Paone assieme al suo nuovo fidanzato, di diversi anni più giovane di lui. Un'edizione che si preannuncia scoppiettante per il reality show della sopravvivenza condotto da Ilari Blasi che, a differenza del GF VIP di quest'anno, non andrà in onda con una doppia puntata serale su Canale 5. Al momento, infatti, la programmazione dell'Isola dei Famosi prevede la messa in onda di un solo appuntamento settimanale in prime time, quello del lunedì sera. Questa sarà la programmazione ufficiale del programma, salvo ulteriori cambiamenti e novità da parte dei vertici Mediaset. Quali saranno gli ascolti di questa edizione dell'isola? Il programma riuscirà a convincere il pubblico con questo cast rinnovato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.